sicuramente è stato aggiunto un tassello alla mia formazione. Io comunque sono laureata in scienze politiche, è stato molto importante questo master per me per studiare, per approfondire l'insegnamento della lingua inglese, in particolar modo del business English, e poi perché ho avuto anche l'opportunità di diciamo, ristudiare materie come il marketing, il diritto internazionale, che non fa mai male, ecco. Le prospettive sono necessariamente nelle imprese, quindi nelle imprese del nostro territorio, anche grazie alla collaborazione di tutti gli enti territoriali che hanno partecipato al master, e poi in imprese individuali. Molti di noi sono già imprenditori, diciamo sono ditte individuali, sono progetti in itinere e questo master sicuramente li aiuta a spiccare il volo. Professionalità pronte ad entrare in azienda o ad essere esse stesse imprenditori. Sono i ragazzi che hanno conseguito il Master in Sviluppo e Internazionalizzazione delle Imprese organizzato dal Dipartimento Universitario di Arezzo insieme a Confindustria Toscana Sud e Camera di Commercio. I diplomi sono stati consegnati questa mattina dal presidente dell'Associazione degli Industriali, Andrea Fabianelli, e dal segretario generale dell'ente camerale, Giuseppe Salvini. Consegnati virtualmente con un collegamento via Skype anche i diplomi a due dei ragazzi che adesso si trovano in Cina per il tirocinio. E abbiamo avuto dei grossi risultati sia nel campo appunto degli insegnamenti come dire, più ortodossi, ma anche, e questa è la grande innovazione di questo master, anche nell'inglese commerciale. I nostri ragazzi terminano con degli attestati di Cambridge che appunto raggiungono dei livelli molto alti nella conoscenza dell'inglese e l'inglese per le imprese. Questo è un master, un corso che si attaglia benissimo alle caratteristiche del nostro tessuto produttivo, che è un tessuto ad altissima vocazione esportativa, quindi un tessuto presente in tanti mercati mondiali, e il master forma proprio queste figure di super esperti in commercio internazionale, dalla contrattualistica agli aspetti doganali all'aspetto fondamentale delle lingue, quindi veramente una rotondità di formazione diretta ai nostri giovani con la prospettiva, ripeto, fondamentale di poter aspirare a un posto di lavoro nelle nostre aziende esportatrici. Proprio in Cina, l'ultima esperienza all'estero di Fabianelli, che ha raccontato ai ragazzi del master la realtà di un campus universitario da 300.000 persone. È stata un'esperienza, secondo il mio punto di vista, sconvolgente, perché quando vai dall'altra parte del mondo e ti rendi conto che una città di 3 milioni e 800.000 abitanti, 20 anni fa, hanno pensato di creare un campus che contenga 300.000 persone, ragazzi, 300.000 ragazzi, è la popolazione della nostra provincia, e la città dove sono andato io non è una delle città più importanti, è una delle città più piccole, forse è una delle più ricche. Cosa c'è a Pechino? Cosa c'è a Shanghai? Noi dove andiamo a finire? Quale sarà il futuro della nostra economia se noi non avremo un passo, una marcia ancora più veloce di quella che hanno gli altri? Noi purtroppo abbiamo bisogno che coloro che ci amministrano, che ci governino, pensino a 20, a 30 anni da oggi quello che succederà, perché sennò la chance per la nostra economia è veramente difficile poter comprendere dove andremo a finire. E questi ragazzi quanto sono importanti per il territorio, per il tessuto economico aretino? Credo che siano il futuro. Questi ragazzi che si laureano, prendono master, sono quelli che saranno domani o anche oggi quelli che effettivamente manderanno avanti l'economia di questo territorio, o industriale, o commerciale, o artigianale, ma saranno loro. E se noi non li prepariamo al meglio, dove vogliamo andare? Noi avremo delle sfide che con le armi che abbiamo oggi sappiamo già di essere perdenti. Dunque cerchiamo di tutti quanti mettersi d'accordo e fare tutti quanti la stessa strada, perché effettivamente il futuro della nostra economia, ma non solo quella di Arezzo, ma dell'Italia intera è in pericolo.